Salve a tutti gente, bentrovati su TCG Television da Daniel. Come potete vedere quest'oggi abbiamo qualcosa di diverso tra le mani. Come vedete dall'inquadratura, appunto, è uscita una nuova collezione ufficiale, a quanto pare, da Edicola, che riguarda One Piece. Ma ne parleremo subito dopo la sigla. Drop it. Eccoci davanti a un nuovo prodotto riguardante One Piece. Non se ne vedevano, anzi non se ne sono mai visti praticamente in edicola, forse qualche tempo fa, i DVD della serie, non so neanche se poi sono stati interrotti o meno. A quanto pare questo è un prodotto ufficiale edito da Hachette, che poco fa si è presentata in edicola anche con collezione di numeri di Jacobitti, ovvero Cocco Bill. Vabbè, questo è un discorso a parte. Ma qui abbiamo la collezione ufficiale delle statuette di One Piece. Si chiama proprio così, la collezione ufficiale One Piece. Non ci sono nomi particolari, abbastanza semplice. Ed è composta, come vedete, per questo primo numero da un fascicolo sulla sinistra che contiene anche un poster. E sulla destra troviamo invece la piccola figura di Luffy, che appunto fa parte del primo numero. Qui sotto c'è la dicitura articolo per collezionisti. Staremo a vedere. Mi pare un po' troppo piccola, però va bene. L'uscita, come vedete, il numero 1 costa 1,50€, la prossima costerà 5€ anziché 10€, e poi vi farò vedere cosa c'è dentro. Ma intanto andiamoci a vedere la rivista e la figure. Io le rimuovo dalla base e poi se non è presente all'interno del volume vi faccio vedere anche il retro della confezione, che ci presenta alcune altre uscite. Intanto molto piccolo stavo anche per romperlo, questo fascicolo. Non credo ci sia scritto granché, o probabilmente tutte cose che già conosciamo, i fan conoscono. C'è un cartoncino, bene, ecco qua quello che volevo farvi vedere. Qui c'è un po' di tutto, vabbè. Questo foglio, possiamo trascurarlo, si riferisce alla possibilità di prenotare le vostre copie indirettamente in edicola tramite il servizio La Mia Copia. Andiamo a vedere un po' il fascicolo. Eccolo qua, il numero 1, dedicato al protagonista di questa saga. Ed ecco qua, a sinistra abbiamo il sommario, magari spostando l'inquadratura ve lo faccio vedere meglio. Con tanto di effetto sonoro, eccoci qua. Sommario, poche le pagine, come vedete l'indice riporta tre semplici nomi, 3, 4 e 6, miniatura, dettaglio e studio della miniatura, poster all'interno, addirittura una pagina dedicata, e il personaggio. Qui vediamo la miniatura ingrandita, poi la vedremo meglio a mano. Età del personaggio, funzione, ciurma, la bandiera, anzi il poster di ricercato, e poi dei piccoli dettagli che vanno a identificare il personaggio sulla figure: il cappello, la fascia intorno alla vita, i sandali, eccetera. Andiamo avanti e vediamo il poster. Sono semplicemente due pagine della rivista che raffigurano in questo primo caso tutta la ciurma di Luffy. E abbiamo qui i dettagli del personaggio, ci viene raccontato un po' della storia, il solito inizio della saga che presenta il personaggio, come conosce Shanks, il frutto del diavolo che viene mangiato da Luffy, e poi finisce qui. Ci viene presentata inoltre la figure del prossimo numero, che non poteva che essere Zoro. I due personaggi più amati della serie, personalmente preferisco Sanji, però vedremo quando uscirà il prossimo numero. Come dicevo, c'è Zoro, sempre con la raffigurazione della ciurma del nuovo mondo, quindi con dettagli estetici modificati, tra due settimane in edicola. Questa miniatura è alta circa 8 cm, quindi più o meno come quella di Luffy. Ci veniva riportato da qualche parte, forse sul retro, che le miniature variano tra i 5, forse si parla di Chopper, e i 12-10 cm, penso Franky, sia una dimostrazione della dimensione che possono raggiungere queste figure. Qui abbiamo un sondaggio riguardante One Piece. Credo che, se non va affrancato a mie spese, posso anche farlo.
E qui abbiamo dei dettagli sulla collezione. Questa è l'immagine che è anche riportata sul retro del cartoncino, quindi non ve la mostrerò due volte. Vediamo alcuni personaggi principali. Ci sono quasi tutti i personaggi della ciurma di Luffy, non vedo né Brooke né Robin. E poi vediamo qualche personaggio trasversale come Ace, Shanks e Mihawk. Tra l'altro ho letto una cosa brutta, perlomeno sul retro della confezione, non so che se è anche qui, sì. E infatti lo vediamo anche qui, e riporta invece di Shanks, Sharks. Questa cosa mi lascia un po' rabbrividire. Le miniature di questa collezione prevedono ciurma di cappello di paglia, marina, i grandi corsari, i sette grandi corsari, vengono, la flotta di sette viene definita così, la ciurma di Barba Bianca, quindi avremo anche lo statuone di Barba Bianca gigante, le supernove e altri personaggi. Vengono elencati per esempio Von Clay, Smoker, Dragon, eccetera, eccetera. Chissà che non esca qualche personaggio interessante, come Doflamingo magari, da aggiungere alla mia collezione, che attualmente è composta da tutta la ciurma di Luffy, più Crocodile, più Enel, però sono di dimensioni diverse da questa che abbiamo qui. Poi, non dice nient'altro di che, a parte la figura del prossimo numero. Abbiamo invece qua la promozione che come sempre viene proposta a chi effettua l'abbonamento. Se usufruirete di questo abbonamento, potrete prendere l'uscita 2, l'uscita 3, il 9 cartoline con i poster dei ricercati a 5 euro. L'uscita 3 contiene sia Aesop che Chopper, quindi avremo al prezzo di 5 euro altre 3 figure più i 9 poster e più il portachiavi di One Piece. Quasi quasi me la faccio. Mica male. Poi vediamo un po'. Con il secondo invio potremmo ricevere la tazza mug di One Piece insieme a altre, penso, 2 o 4 figure, non lo so, forse 3, non lo so. Ogni uscita non so quante figure prevede. Vabbè, poco importa. Invece, con il quarto invio riceveremo la maglietta di Luffy con il cartellone ricercato. Qui ci sono le varie modalità per ordinare e come riceveremo i nostri pacchi. Inoltre, se effettuiamo l'offerta premium, che penso preveda un supplemento di 1 euro in più dalla quarta uscita in poi, riceveremo un block notice, una targa di metallo e un orologio sempre a tema One Piece. Ma bando alle ciance, e poi se vi piace questa collezione vi consiglio di andarvi a prendere questo primo numero edicolo e poi andarvi a leggere bene questi dettagli per l'abbonamento. Abbiamo qui il nostro personaggio di Luffy che andremo ad aprire assieme. Tanto è inutile lasciarlo incelofanato così. Vediamo se c'è qualche dettaglio. Importato e distribuito da Hachette Fascicoli SRL. Attenzione, articolo per collezionisti, non è un giocattolo. Bene. Va bene. Addirittura non adatto ai minori di 14 anni. Madonna. Esagerati. E non è semplicissimo da spacchettare, eh. Materiale in gomma morbida, come vedete dalle gambe, possiamo anche piegarle un pochino. Tutto in gomma morbida. Andiamo a vedere i dettagli della figure. Sembrerebbe ben realizzata, il volto è piuttosto espressivo, ricorda molto il personaggio sull'anime. Il cappello di paglia riporta gli stessi dettagli proprio dell'effetto della paglia, anche essendo di plastica. Ho dovuto togliere lo sfondo per permettere alla cam di inquadrare meglio a fuoco il personaggio in sé, perché sennò prendeva come spunto lo sfondo, visto che c'erano anche delle scritte. Dicevo, il personaggio è abbastanza dettagliato, ci sono delle leggere sbavature di colore per quanto riguarda soprattutto i dettagli meno visibili da un impatto frontale, che sarebbe questo. La posa del personaggio è caratteristica, ricorda molto la posa assunta in pre-battaglia. La pittura sugli indumenti invece non riporta nessuna sbavatura, così anche come i piccoli dettagli come i bottoni. E vediamo qui il pantalone, qui c'è un leggero errore di pittura, vabbè,
poca roba, comunque il retro. Le scarpe invece mi sembrano abbastanza ben fatte. Tralasciato il dettaglio della mano inferiore che viene nascosta dall'altra sullo sfondo, infatti vedete non sono ben distinguibili le dita di Rufy. Invece non c'è alcun dettaglio sotto le scarpe come a volte invece per quanto riguarda figures giapponesi avviene. E vabbè, questa è una pecca che purtroppo ci portiamo dietro soprattutto in Occidente, perché vengono spesso tralasciati questi dettagli che magari alcuni cultori amano. E qui sotto troviamo la basetta trasparente, ricorda un po' i Gashapon di Dragon Ball che ho acquistato quest'anno in Giappone, dove i piedi dei personaggi si incastrano all'interno di questa basetta, e troviamo qui appunto la parte che tiene ferma il personaggio e che ci permette di tenerlo così. Io adesso sposto ovviamente l'inquadratura così possiamo ammirarlo meglio in piedi. Diciamo che l'effetto che fa è piuttosto suggestivo. Messo nella giusta posizione è una figura abbastanza bella. Certo, non raggiunge i livelli di quelle giapponesi proprio preconfezionate che costano anche abbastanza soldi, però per 1,5 euro direi che si può fare. Vedremo un po' come saranno realizzate le prossime. Nel frattempo io la ruoto così vedete anche il profilo e il retro tra poco. E direi che per questo video è tutto. Se continuerò la raccolta lo saprete, perché faremo l'unboxing delle successive. Fatemi sapere cosa ne pensate voi o se avete qualche domanda al riguardo, sono a disposizione. Per questo video è tutto, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!